L'argomento che ho deciso di affrontare oggi è un argomento che io reputo veramente importante, direi determinante, forse il più importante per quanto riguarda la migliore fruizione della musica riprodotta in casa. E sto parlando dell'ambiente sonoro in cui noi ascoltiamo la nostra musica preferita con i nostri meravigliosi giocattoli. Allora, parto da una piccolissima polemica, perché io ricordo di aver letto qualche anno fa un'affermazione che mi ha fatto letteralmente saltare sulla poltrona. Non ricordo chi l'abbia proposta e nemmeno dove l'ho letta, forse in una rivista, forse in un forum, sinceramente non ricordo. Ma comunque questa persona diceva che un eccellente diffusore, un ottimo diffusore, deve suonare bene ovunque tu lo metta, anche a testa in giù. Allora, questa è come dire, informazione assolutamente sbagliata. Non è così, mi dispiace. Anzi, migliore è il diffusore, più critico sarà il suo posizionamento in ambiente, perché più un diffusore è rivelatore, più ha una risposta in frequenza estesa, soprattutto verso il basso, più l'ambiente in cui tu andrai a posizionarlo, sarà, da tenere d'occhio, sarà problematico da gestire. Non è un caso che le regie degli studi professionali vengano progettate con criteri acustici proprio da zero normalmente, quindi viene fatto un disegno da un architetto esperto di acustica che va a studiare le proporzioni, i materiali, tutto quello che va a comporre la struttura dell'ambiente in cui viene posizionato l'impianto di monitor, perché questo sia il più neutro possibile, con soprattutto migliore equilibrio simmetrico, che è un altro elemento, come vedremo a breve, importantissimo nella riproposizione delle inevitabili e anche necessarie riflessioni ambientali. Io infatti reputo, e ormai è una teoria sposata da tutti i più grandi progettisti di regie professionali, che una regia non può e non deve essere un ambiente anecoico, cioè un ambiente completamente privo di riflessione, una cosiddetta dead room. No, deve avere una propria personalità sonora accordata, l'ambiente deve essere acusticamente accordato. Ovviamente deve avere un tempo di riverbero molto ridotto, anche perché il rischio veramente determinante è che la somma dei riverberi naturali presenti all'interno delle registrazioni con il riverbero dell'ambiente in cui vengono diffuse queste registrazioni diventi un fattore totalmente fuori controllo e foriero di risultati non prevedibili, cosa che noi, soprattutto a livello di impostazione del lavoro, non possiamo permetterci di avere. Ma parimenti, non dovrebbero averle nemmeno gli appassionati nel proprio ambiente. Io arrivo a fare un'affermazione addirittura divergente e opposta rispetto a quello che ho letto, ovvero mi sento di poter affermare che due impianti correttamente assemblati, ovvero selezionando sorgente, amplificazione e diffusore in modo opportuno e consono. Dicevo, due impianti di categoria equivalente, categoria di prezzo e quindi di presumibilmente caratteristiche di emissione sonora, all'interno di un medesimo ambiente perfettamente bilanciato, non dico che suonino uguali, ma molto molto simili. Cioè, mi permetto di affermare che spesso è l'ambiente, soprattutto se non ben bilanciato, a determinare il suono finale che noi ascoltiamo, più ancora dei componenti. Dico questo perché mi è capitato nel corso di tanti anni di frequentazione anche di clienti, amici e quindi avendo ascoltato veramente tantissimi impianti negli ambienti domestici e professionali più differenti, dicevo, mi è capitato con una frequenza disarmante di notare come spesso l'appassionato si spacca la testa a cambiare componenti su componenti, spendendo anche cifre importanti, senza però tener conto magari di un ambiente in cui va a installare questi componenti totalmente inadeguato. Quindi vedo questi sforzi, spesso concentrati sugli oggetti e
troppo poco spesso, troppo poco frequentemente dedicati invece alla cura dell'ambiente. Ora, io mi rendo conto perfettamente che pochissimi sono i fortunati che possono dedicare una stanza intera della propria casa alla propria passione, in modo tale da bilanciarla a proprio piacimento, non dico da costruirci una regia, ma comunque con trattamenti acustici dedicati, eccetera, eccetera. E spesso, molto spesso, l'appassionato deve così cercare quei compromessi di ambientare l'oggetto della propria passione all'interno di quello che il buon Paolo Conte chiamava il tinello marron. Quelli bravi direbbero oggi living room, ma io continuo a preferire tinello marron, ovvero quello spazio comune dove tutta la famiglia a diverso titolo vive la propria vita, dalla moglie, i figli, eccetera. E quindi mi rendo conto quanto sia spesso non difficile, ma impossibile trasformare il tinello marron nella perfetta sala di riproduzione per il proprio impianto. Tuttavia ci sono alcune accortezze minime che secondo me è possibile ottenere anche all'interno del tinello marron. Ora, la prima cosa, veramente la più importante per avere quantomeno una plausibilità della ricostruzione del programma stereofonico, è la simmetria dell'ambiente. Certamente tutti sanno, è veramente superfluo che sottolinei l'importanza del triangolo d'ascolto, con l'ascoltatore posto al vertice di questo triangolo, che potrà essere equilatero, isoscele, a seconda della tipologia di emissione dei diffusori, e questi potranno essere più o meno inclinati verso il punto d'ascolto, sempre in funzione delle caratteristiche di progetto del diffusore, che di volta in volta andranno valutate. Però questo triangolo deve essere assolutamente posizionato in modo simmetrico all'ambiente. Cosa vuol dire simmetrico rispetto all'ambiente? Vuol dire che se il diffusore di sinistra è a un metro dalla parete di sinistra, il diffusore di destra dovrà essere come minimo a un metro dalla parete di destra, ma ancora non basta. Se noi a sinistra abbiamo una vetrata, un grande vetro, una grande porta a vetri, e a destra abbiamo una libreria con magari una tenda pesante, non potremo mai avere simmetria, perché avremo un diffusore che si trova a fianco ad una parete fortemente riflettente e un altro invece ad una parete abbastanza assorbente. Quindi in questo senso io dico che bisognerebbe trovare questo equilibrio di caratteristiche di risposta sonora, diciamo così, delle pareti presso cui si trovano i diffusori. Dovrebbero essere in questa sorta di U. Io di solito tendo a preferire, in un ambiente di medie dimensioni, comunque il lato corto piuttosto che il lato lungo, ma qui vabbè, entriamo nella soggettività e nella particolarità infinita dei diversi ambienti. Certamente, ripeto, la cura più importante è questa: andare a cercare così questo equilibrio di posizionamento. Io l'ambiente in cui realizzo questi video è anche il mio studio, uno dei miei studi di post-produzione, quello domestico, ma anche quello più importante, dove i diffusori che vedete, di cui ne vedete un esempio al mio fianco, sono quelli con cui io congedo, diciamo, il master finale, quindi faccio l'ascolto finale definitivo prima di pubblicare un disco. Quindi uno direbbe, ok, hai fatto i trattamenti acustici, sì e no. Ovviamente questa stanza è dedicata esclusivamente alla mia attività professionale e quindi avrei benissimo potuto fare un bilanciamento programmato, quindi avrei potuto costruire, far progettare una regia come qualunque altra regia, ma ho scelto invece di curare l'acustica mantenendo l'attenzione esclusivamente su elementi d'arredamento comune e anche di basso costo. Qui non vedrete tube traps, non vedrete nulla. Perché? Perché tutto quello che vedete, che vedrete poi nell'immagine finale che accompagnerà un ascolto decisamente particolare di cui parlerò fra poco, dicevo, sono elementi, sono librerie IKEA, c'è un bel tappeto persiano davanti all'impianto. C'è questo gioco di queste tende blu che sono in realtà le uniche pensate, materiale
di non grande valore, di non grande costo, però tende che sono montate su delle corsie con mobili, quindi in 10 pezzi da lunghe un metro, plissettate lunghe un metro l'una. Perché ho fatto questo? Perché è il mio margine di fine tuning all'interno di questo ambiente. Cosa vuol dire? Io ho sempre avuto diffusori monitor del tipo di quelli che vedete in questo momento, che sono le Neumann, le ultime arrivate, però prima avevo le Genelec 1037, che era sostanzialmente un diffusore analogo per dimensioni e tipologie, bookshelf tre vie, e prima ancora avevo le Spender S100, che guarda caso avevano esattamente lo stesso litraggio e le stesse proporzioni delle Genelec 1037, cioè sempre un certo tipo di diffusore. Che però ciascuno di questi ha piccole differenze e la possibilità di muovere le tende, quindi aprirle di più, oppure chiuderle, oppure spostarle lungo le corsie, è esattamente quello che mi serviva per fare di volta in volta il più corretto bilanciamento cambiando i monitor. Sottolineo come una volta io ho tentato di portare qua dentro un diffusore di provenienza appunto alta fedeltà, Hi-Fi Home, che ho amato e amo tantissimo, ritengo uno dei migliori diffusori che io abbia mai ascoltato, che erano le Chario Ursa Major, che sono entrate qua dentro, ma purtroppo dopo un mese ne sono uscite perché non c'era verso di ambientarle, perché appunto una tipologia di diffusore con caratteristiche di emissioni veramente molto differenti dai miei bookshelf e niente, non era possibile ambientarle, anche per il fatto del soffitto che è 2,41 m e non i 2,75 m che il grande Mario Murace ha ipotizzato come altezza standard della stanza in cui ambientare le sue Ursa Major. Questo per dire quanto l'ambiente d'ascolto alla fine va a influenzare i vostri ascolti. E non saprei veramente cos'altro aggiungere se non che non dannatevi l'anima nel cambiare componenti, nel spendere magari anche cifre importanti, se non avete la possibilità di poi ambientare questi vostri oggetti preziosi e amati in un contesto ambientale almeno minimamente adeguato, ripeto, proporzionato, non troppo riverberante, anzi più asciutto è meglio è, ancorché non sordo, ma soprattutto perfettamente bilanciato nelle proporzioni e nei materiali utilizzati, nelle pareti, al pavimento, eccetera. Questo, guardate, credetemi, è veramente tanto, tanto importante. L'ascolto con cui vi lascio è un po' una sfida. Molti a più riprese mi hanno chiesto ma mi piacerebbe capire come suona il tuo impianto, eccetera. Ovviamente per capire esattamente e perfettamente come suona il mio impianto nel mio ambiente bisogna venire qui, inutile negarlo. Però quello che ho fatto questa mattina è un credo ottimo surrogato, ovvero ho registrato in modo diciamo scientificamente accurato il suono del mio impianto nel mio ambiente. L'ho fatto posizionando quattro microfoni, di quelli che utilizzo per riprendere i musicisti, e considerando i due diffusori come se fossero due musicisti che suonano. Quindi con lo stesso approccio di rigore e fedeltà. In particolare ho usato due microfoni omnidirezionali, Sennheiser MKH 8020, estremamente lineari su tutta la gamma, in prossimità dei diffusori. E poi il classico cornetto, una coppia NOS Shapes MK4, posizionato esattamente dove normalmente si trova la mia testa, cioè al vertice del famoso triangolo. E poi ho bilanciato in mix questi quattro microfoni, ovviamente inserendo l'adeguato delay sui microfoni di prossimità per riallineare la fase dei quattro microfoni perfettamente. E credo di aver messo su disco esattamente il suono del mio impianto. L'ho fatto con un brano che amo molto, da uno dei miei pochi ma preziosissimi dischi dedicati alla musica blues, che è Stop at the Devil's Crossroad, con Nick Lee and the Jingle Fellas, che affrontano un repertorio dei classici più classici del blues, con un organico, il cosiddetto organico di Chicago, quindi ritmica, voce, armonica e sezione fiati.
è un brano famosissimo, Black Dog, e con cui vi lascio, e vedrete ovviamente la copertina come sempre del disco. Ricordatevi, se vi piacciono i nostri video, di iscrivervi se ancora non siete iscritti e cliccare sulla campanellina qua sotto, così che possiate essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. E magari, se lo dite all'amico del cuore che esiste questo canale Velut Luna, noi saremo ben felici di accogliere sempre più appassionati di fronte ai nostri video. Vi lascio quindi con l'ascolto di questo Black Dog e con le foto che mostrano esattamente l'ambiente e soprattutto come sono posizionati anche i microfoni con cui ho ripreso i diffusori. Buon ascolto e alla prossima. Tell your mama what that black dog done to me. Let me tell your mama what that black dog done to me. He cheat me from a regular, now he's after my used to be. Black dog, you cause me to weep and mourn. Black dog, you cause me to weep and mourn. You cause me to live my sweet old happy.